Oggi il nostro Hot Corner si sposta in un posto molto particolare. Siamo sull'isola di Tavolara per l'ultima serata del festival, della 31esima edizione del Festival del Cinema di Tavolara, e abbiamo qui in realtà la regina di Tavolara, se possiamo, perché tu da anni ormai rappresenti questo festival che conduci e che hai traghettato fino a questa 31esima edizione. Io in realtà sono presente a questo festival inizialmente come spettatrice. E poi da più o meno una quindicina d'anni ho iniziato ad alternarmi alla conduzione con Neri Marco Re, che insomma l'ha cominciato, l'ha tenuto per tantissimi anni, e poi adesso da qualche anno con Piera De Tassis io insieme animiamo il pomeriggio dalle piazzette quando ancora era possibile farlo, e siamo qua nell'isola a Porto San Paolo e alla Peschiera di San Teodoro quando ancora si cominciava da là il martedì. Questa è un'edizione un po' diversa, ma sì, sono sempre stata qua e spero di esserci ancora per un po' di tempo. Tra l'altro, appunto, questa edizione e quella precedente del 2020 sono state appunto particolari perché sono state create durante la pandemia. Però da queste serate abbiamo visto che in realtà l'accoglienza da parte del pubblico è fortissima, e anche la sua partecipazione. Ti aspettavi che, nonostante appunto tutte quante le difficoltà, magari anche il fatto che è difficile magari, non so, arrivare con tutti quanti i protocolli, invece il pubblico sia ancora qui e abbia voglia di esserci nonostante tutto? Beh, sicuramente sappiamo com'è andato questo ultimo anno e mezzo per tantissime persone, e una volta in più che il mondo dello spettacolo e di tutti quelli che lavorano insieme al mondo dello spettacolo, ovvero che lavorano alle spalle, accanto, dietro, sopra, sotto, a chi sale su un palco, a chi recita dentro un film, insomma c'è tutto un mondo che ovviamente ha subito un grande stop. Ho notato che per questi giorni di proiezione l'emozione di chi un film ha scritto, l'ha recitato, di vederlo condiviso con un pubblico di nuovo vero e reale, è stata infinita, perché da tanto tempo che, grazie a Dio, il cinema è un po' ripartito in streaming, però non c'è niente di più bello che vedere te che sei piccola che guardi una cosa più grande di te, invece che il contrario. Quando tu sei a casa sei più grande di ciò che guardi in uno schermo, di un computer, di un telefono. Invece la bellezza del cinema è anche l'immagine meravigliosa di te piccolo di fronte a quello che guardi. E tu hai esordito al cinema nel 2008, se non sbaglio, con Grande, Grosso e Verdone, poi hai continuato fino al 2014 firmando anche in realtà una sceneggiatura a quattro mani perché eravate tu, Barbara Alberti e Paolo Zucca, con il quale avevi già lavorato in un film che noi vi consigliamo di recuperare, che è L'Arbitro, e hai scritto questa sceneggiatura. Mi domandavo se avevi in programma o se ti piacerebbe tornare a scrivere o anche recitare. Mi piacerebbero entrambi, due progetti da te delineati, e spero che si realizzino. Un po' dipende dalla vita, quello che ti succede un po' dipende da te, quindi insomma, per quanto riguarda la seconda parte del pensiero, mi concentrerò su quello che posso fare io perché questo accada, sì. Tu quando hai iniziato ad approcciare a questo mondo, no, dello spettacolo, tu fai tantissime cose, dalla recitazione appunto alla scrittura, alla conduzione, quando eri ragazza avevi dei miti cinematografici o invece l'amore per il cinema è arrivato un pochino dopo? Io guardavo anche il mattinè con Jackie Chan, tipo qualcosa del genere, mi ricordo. Io ho sempre guardato tanto cinema, anche perché faccio parte di quella generazione che quando stava a casa aveva solo la TV da vedere, e quello che guardavi, quello che c'era ti guardavi. Quindi probabilmente ho visto anche delle cose come Intrigo a Stoccolma, guardato a 9 anni, che forse non è esattamente un film che un novenne attuale sceglierebbe, ma quello c'era, quello mi guardavo in famiglia. E quindi ho sviluppato un gusto anche un po' desueto, antico, fin dalla giovane età. Ho sempre avuto grandi ammirazioni, comicamente per il trio. Anna Marchesini per me è sempre stato un esempio di comicità femminile infinito. Da piccolina poi ero molto innamorata di Jerry Lewis e di Martin. Apprezzavo il fascino dell'uno e anche il talento indiscusso e la comicità dell'altro. Sicuramente sono sempre stata attratta un po' da chi mi faceva ridere, chi mi divertiva. Poi non dire, quando hai questi gusti sembra che in qualche modo tu voglia, pensi che ti siano stati di ispirazione, sarebbe un'ingiustizia per il grande talento di queste persone che non ci sono più. Quindi dico solo che li ho amati fin da quando ero piccola. Io ho letto una tua intervista in cui affermavi che era difficile farti ridere. Allora mi domandavo se c'erano delle sequenze, delle scene o dei film che, nonostante hai visto decine di volte, ridi sinceramente di cuore come se fosse la prima. Io nel cinema, nei film, in tutto quello che guardo non cerco divertimento, io cerco emozioni, cerco qualche genere di empatia, e magari a volte anche rido anche dentro.
a scraccaglio, come si dice qua in Sardegna, cioè in maniera rumorosa, è molto difficile che io rida. Mi fa molto più ridere la vita, ridono la vita, mi fanno ridere le persone che la mia vita la frequentano. Del cinema amo tutt'altro, amo l'emozione, la magia, e a volte sì, è capitato di ridere, è capitato spesso, anche ti faccio un esempio, Il Ciclone, Giorni Stecchino, anche due film proprio storici mi hanno molto divertito. Poi adesso ci sono anche le serie che divertono molto, ho guardato molte serie che ho trovato molto divertenti. Ti faccio le ultime due domande. Una riguarda il tuo monologo Perfetta. C'è una frase che mi ha particolarmente colpito, dove tu reciti questo verso che dice: la gentilezza è l'ultimo atto politico che ci rimane. Ti ritrovi in questa frase scritta da Mattia Torre? Sì, io sono molto onorata e spero che tutto vada bene, che a marzo, come dovrebbe essere, io possa riprendere la stagione teatrale e concludere questa terza parte della tournée con Perfetta di Mattia Torre, l'ultimo spettacolo teatrale che ha scritto per me, dove dico tante cose meravigliose e intelligenti scritte da Mattia per me. Una è questa che tu hai citato. Sì, sono profondamente convinta che nonostante i miei modi anche spesso bruschi, che sono molto più però legati a un'esteriorità che non a un lato più profondo e intimo, che la gentilezza e l'attenzione per gli altri e che gli altri sono tutti quelli che incontri giorno per giorno sia un modo per rendere la propria vita e quella di chi incontri migliore. Ti faccio l'ultimissima domanda prima di lasciarti alla conduzione, dove questa sera verrà proiettato Nomadland, il film premio Oscar di Chloe Zhao. Noi chiudiamo sempre le nostre interviste domandando al nostro ospite se c'è un film che consiglierebbero ai nostri lettori. Può essere un film del passato, un film piccolissimo che pensi che nessuno conosca, un grande classico, un film che hai visto recentemente. Aspetta, guarda, un film, allora, perché ci sono tantissimi film che potrei consigliare, che probabilmente chi ci segue, visto che segue questo sito, ha già visto. Allora ti dico un film che magari molti che seguono questo sito hanno già visto, ma forse alcuni no, ed è Dersu Uzala, un film incredibile, che è uno di quei film che tu lo vedi e quando hai finito di vedere questo film, quel film continua dentro di te. Secondo me questa è la bellezza del cinema. Il cinema non finisce mai quando finiscono i titoli di coda. Ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo. Grazie. Figurati, grazie a voi. Grazie.